Se hai un fondo pensione, complimenti. Ma quanto ci investi ogni anno? Pensi che sia sufficiente? E come investi? Quanto in azionario e in obbligazionario? È importante farsi queste domande perché anche chi ha preso la saggia decisione di iscriversi a un fondo pensione a volte commette degli errori. Il primo è quello di non investire abbastanza. Sappiamo che quanto versiamo è deducibile fiscalmente fino a 5.164 euro l'anno. Abbassa cioè la base imponibile su cui si calcolano le imposte e ci consente un risparmio fiscale notevole. È uno dei migliori investimenti che si possa fare, soprattutto per chi ha aliquote IRPEF elevate. Un secondo errore tipico è legato al fatto che spesso si investe troppo poco in azionario, anche quando l'orizzonte temporale è molto lungo. Secondo l'osservatorio Anima, il 37% degli investitori ha scelto o sceglierebbe in un fondo pensione la linea garantita o quella più prudente possibile. E solo il 12% sceglierebbe le linee prevalentemente o puramente azionarie. E anche fra i giovani, che hanno decenni davanti prima della pensione, la preferenza è per gli investimenti con profilo di rischio più basso, con il rischio di ottenere rendimenti troppo bassi per raggiungere i propri obiettivi pensionistici. Ciò è dovuto da un lato alla cosiddetta avversione miope alle perdite, che è miope perché guarda al breve termine, non considerando l'orizzonte di investimento spesso molto lungo. Un altro motivo è legato alla contabilità mentale, cioè alla tendenza del nostro cervello a categorizzare il denaro in partizioni mentali separate. Ogni conto mentale corrisponde una certa tolleranza al rischio, non necessariamente correlata all'orizzonte temporale. Al conto mentale pensione è associata di solito una tolleranza a rischio molto bassa, perché vogliamo avere i soldi di sicuro, sono i soldi per la mia pensione. A questo punto però il nostro cervello ci può ingannare perché ci fa confondere l'obiettivo, la sicurezza, con il mezzo per raggiungerla. Ci porta a investire in strumenti che percepiamo come sicuri, a basso rischio, come per esempio le obbligazioni, ma che non necessariamente lo sono, come abbiamo visto in un'altra videopillola. Un terzo errore è quello di non pianificare per il nostro futuro. Diverse indagini negli ultimi anni ci hanno mostrato come alle preoccupazioni relative al futuro, in particolare riguardo alla pensione, non corrisponda poi un'azione finalizzata a colmare il divario previdenziale che ci aspetta. Vediamo quali sono le possibili soluzioni. In primis, l'educazione finanziaria, anzi previdenziale, certamente necessaria a sfatare falsi miti e informazioni sbagliate, ma funziona? Certamente non fa male, anzi fa bene, però sembra dare i suoi effetti positivi nel lungo periodo, mentre c'è bisogno di agire subito. Dall'altro, le evidenze più recenti ci dicono che gli effetti sul cambiamento dei comportamenti dei partecipanti ai seminari di educazione previdenziale sono di breve periodo, poi tendono a tornare alle vecchie abitudini. Se però si riesce, a seguito di un seminario, a fare iscrivere le persone al fondo pensione, allora lo manterranno anche per decenni. Sappiamo poi un'altra cosa, per essere efficaci le soluzioni proposte devono essere semplici, come il modo di esporle, di cui il motto make it easy, rendilo semplice, ma anche possibilmente divertenti, make it fun. Soprattutto sui giovani sembrano dunque funzionare gli approcci di gamification che ingaggiano tramite giochi a pensare al proprio futuro anche in ottica previdenziale. Da anni sappiamo l'importanza di visualizzare gli obiettivi e al riguardo sono stati fatti diversi esperimenti che facevano visualizzare se stessi in pensione. È semplice, ci si fa un selfie, si usa un'app tipo Facebook che ci permette di invecchiarci e il gioco è fatto. Io l'ho fatto, da invecchiato sono identico a mio padre. Sembra banale ma non lo è, ci proietta davvero nel futuro, è una semplice macchina del tempo che ci fa capire l'importanza di accantonare per il nostro io futuro. Serve però una soluzione più efficace che dia risultati immediati, ma anche per questa dovete aspettare la terza videopillola della trilogia Previdenza Comportamentale.